la scena su cui si svolge la vita e l'avventura intellettuale di Spinoza va ricordata, perché è una scena altamente drammatica dell'intera storia europea e in particolare dell'ebraismo in Europa, parte integrante della storia europea. È la vicenda della grande diaspora ebraica dalla Spagna e dal Portogallo. Prima dalla Spagna, poi anche dal Portogallo. Una storia di tragiche espulsioni, appunto, dalla terra di Sefarad, così come veniva detta nel loro idioma la penisola iberica. L'ebraismo era profondamente radicato in quelle terre, sia in Spagna che poi in Portogallo. E le lingue, queste lingue spagnolo e portoghese, continuano ad essere parlate anche dall'ebraismo della diaspora, dall'ebraismo successivo. Anche Spinoza ha una cultura umanistica da questo punto di vista, che lo distingue nettamente da una grande personalità della generazione precedente, ben inteso, come Cartesio. Cartesio sembrava avere un grande fastidio nei confronti della letteratura. Niente affatto così per Spinoza. Spinoza era un appassionato di teatro, era un appassionato in particolare di Terenzio. Recitava pure da giovane, aveva pure recitato, aveva partecipato a delle compagnie che mettevano in scena commedie antiche. Quindi una personalità che appartiene inizialmente a un mondo molto colto, molto dotto, anche nelle lettere, anche da un punto di vista, si direbbe, umanistico, come era quello dell'ebraismo nei Paesi Bassi e in particolare di quello che si era veramente radicato a Amsterdam. Era una comunità vivacissima anche da un punto di vista teologico-filosofico, quella di Amsterdam, e ben prima di Spinoza aveva conosciuto delle correnti e delle personalità, virgolette, eretiche. In particolare bisogna ricordarne una, Uriel de Costa, che certamente per molti aspetti preconizza alcuni elementi del pensiero, in particolare politico, di Spinoza. Aveva un passato marrano, questo Uriel de Costa, proveniva appunto da Sefarad pure lui, però si era, diciamo, riconvertito appunto all'ebraismo, e poi era stato scomunicato dalla comunità di Amsterdam. Perché? Perché sostanzialmente sosteneva che il Dio non è l'autore del libro sacro. Il libro sacro, la Bibbia cioè, ha una origine semplicemente soltanto civile, soltanto politica e comunque è opera umana, opera storica umana, non è parola di Dio. Ora tutti sappiamo che questa fondamentale, radicale critica a questo perno della tradizione giudaica e cristiana verrà ripreso alla grande da Spinoza nelle sue opere teologico-politiche, in particolare nel Trattato teologico-politico, che è una delle sue grandi opere. Quindi era una comunità non soltanto molto forte, quella di Amsterdam, non soltanto in rapporto con tutte le altre comunità dell'ebraismo europeo, non soltanto caratterizzata anche da questa sua profonda cultura, come dire, umanistica, ma anche percorsa da correnti ereticali radicali. Questo va detto e va ricordato, perché non si creda che Spinoza sia uscito, come dire, dal nulla. Anche i maestri di Spinoza erano maestri profondamente eretici, cioè Spinoza assorbe una cultura eretica non soltanto all'interno della stessa comunità ebraica dei Paesi Bassi e di Amsterdam, ma anche dai suoi maestri non ebrei, in particolare da uno che è il suo maestro fondamentale, Van den Enden, da cui impara il latino, da cui impara a scrivere in latino, da cui impara la lettura dei classici, virgolette, pagani. E un elemento che conterà molto poi anche rispetto alla sua rottura nei confronti della comunità ebraica. Quindi il giovane Spinoza viene fuori da questo ambiente. Da un lato, certo, lavora e studia anche all'interno delle scuole ortodosse della comunità. Impara l'ebraico, che non era cosa
che naturalmente gli intellettuali europei di quel tempo frequentavano granché. Bene, quindi conosce l'ebraico, studia all'interno della comunità ebraica secondo un percorso tradizionale, ortodosso, anche se sembra non compierlo, ma poi appunto subisce potentemente, certamente, l'influenza e delle correnti ereticali all'interno della comunità ebraica e di queste tendenze repubblicane radicali ben presenti nei Paesi Bassi, ma che si esprimevano nel modo più netto, più rivoluzionario, proprio nel suo maestro Van den Enden. Questo è l'ambiente in cui matura Spinoza. Quindi non nasce dal nulla, non è un genio autonomo, è l'espressione più radicale e rivoluzionaria di questa realtà così complessa e così anche affascinante. Insomma, nel 1656 la scomunica, la comunità ebraica caccia questa sua giovane promessa, perché certamente già allora lo studioso, l'erudito Spinoza, giovane Spinoza, brillava all'interno della comunità per la sua intelligenza e per la sua preparazione. Viene cacciato, viene scomunicato. E viene scomunicato con una forza, una veemenza che fanno pensare, perché non abbiamo documenti precedenti da parte di Spinoza, atti clamorosi che giustifichino una condanna di tale violenza. Certo, Spinoza deve aver espresso nel modo più violento, tra virgolette, all'interno della comunità o con qualcuno dei suoi membri più autorevoli, queste idee che andava maturando anche sulla scorta di quelle letture, di quegli insegnamenti che ho ricordato. Comunque è una condanna di una violenza che non ha pari. Su decreto degli angeli e su ordine dei santi, noi scomunichiamo, espelliamo, malediciamo e danniamo Baruch de Spinoza. Che egli sia maledetto, che sia maledetto il giorno e maledetto di notte, maledetto quando si sdraia e maledetto quando si alza, maledetto quando esce e maledetto quando rientra. Il Signore cancelli il suo nome da sotto il cielo. Così si conclude la vicenda di Spinoza all'interno della comunità. Non abbiamo testimonianze di reazioni particolari di Baruch, nessuna testimonianza, il che significa ovviamente che Spinoza accoglie questa decisione con grande serenità. L'ambiente politico-civile olandese non era tale per cui la scomunica della comunità proibiva, poi rendeva impossibile, come in altre situazioni, in altri ambienti, anche a Venezia, rendeva pressoché impossibile poi la vita civile. Non c'erano ghetti ad Amsterdam, sì, gli ebrei vivevano in un quartiere, ma non era un ghetto come quello di Venezia o come in altre situazioni. Quindi sembra che Spinoza accolga con grande serenità d'animo quella che poi verrà esaltata nelle sue opere, nelle sue grandi opere successive, questa decisione, e inizia la sua vita da studioso, da scienziato, da matematico, da filosofo, assolutamente laica, fuori da ogni vincolo e da ogni obbligo di carattere religioso. Vorrei pensare, insomma, che questa decisione della sua comunità, della comunità ebraica, venga presa da Baruch come una sorta di liberazione. È stato detto che la parola di Spinoza è come quella che avrebbe la realtà stessa se parlasse di sé. Se si legge la prima parola dell'Etica, di quest'opera che venne pubblicata immediatamente postuma dagli amici di Spinoza, noi veramente abbiamo questa impressione, no? Come se Spinoza si collocasse immediatamente, intuisse e si collocasse immediatamente nel cuore della verità, come si partisse dall'intuizione della verità, no? Proprio si partisse, per dirla alla Parmenide, dal centro, dal cuore che non trema della verità, e da lì tutto derivasse. Dio, sostanza, Dio, usa questa parola piena di storia, di tradizione. In realtà, come vedremo, questa parola potrebbe essere immediatamente tradotta con essere o natura.
Dio, la sostanza, la sostanza infinita, composta di infiniti attributi, ognuno in sé infinito. Questa è l'intuizione dell'essere o della sostanza o della natura, che dice Dio. Dio ha questo significato, essere o natura, infinita. Cosa significa infinita? Incondizionata, causa sui, perfettamente causa sui. Nessuna causa la spiega, da nessuna causa deriva, è. L'infinità è tale perché è composta di infiniti attributi. Questi attributi in se stessi, ognuno di questi attributi è infinito. Ma noi uomini, la nostra ragione concepisce in modo assolutamente chiaro due di questi attributi, entrambi infiniti, l'estensione e il pensiero. Infinito il pensiero, infinita l'estensione. Entrambi attributi infiniti della sostanza, essere, natura, Dio. Spinoza inizia come studioso di Cartesio. La sua prima opera è dedicata appunto allo studio di Cartesio, ai principi della filosofia cartesiana. E questa sua derivazione da Cartesio non viene mai messa in discussione. Ma non può essere l'inizio per Spinoza l'ego cogito, no? Il cogito è concepibile soltanto nella sua infinità come attributo dell'essere infinito. La res cogitas è parte. Come faccio a partire dalla parte? Devo partire dall'essere, dalla totalità dell'essere, natura, Dio. Res cogitans è attributo alla pari della res extensa. Le due res, le due sostanze cartesiane, sono entrambe ricondotte alla unità somma dell'essere Dio natura. Questa è la straordinario incipit dell'etica. Ordine geometrico dimostrata. Tutto deve derivare da questo principio. Tutto deve svilupparsi, more geometrico, con metodo scientifico, con metodo geometrico-matematico, da questo principio, cioè dal principio della sostanza Dio che agisce incondizionatamente. Causa sui, cosa significa? Ripeto, causa sui significa che appunto essere causa sui, essere causa di sé, significa che nessun'altra causa determina la mia esistenza, che la mia essenza è costituita dal mio esistere, nessuno mi fa esistere. La mia essenza non dipende da altro, la mia esistenza non ha causa fuori di me. Quindi Dio, natura, essere, agisce incondizionatamente, cioè per sola necessità della sua natura. Per sola necessità della sua natura. Cioè, attenzione, liberamente. Qui si capisce subito l'idea spinoziana di libertà, su cui dovremmo poi tornare, perché quando è che io sono libero? Quando è che noi ci riteniamo liberi? Noi ci riteniamo liberi quando non siamo condizionati da altro. Nessuna parte dell'essere può essere ritenuta libera, perché nessuna parte dell'essere è incondizionata. Solo la sostanza è incondizionata, ma nessuna parte della sostanza è incondizionata. Quindi la libertà, la nostra idea di libertà, che è l'idea di incondizionatezza, anche per ognuno di noi, no? Noi ci sentiamo liberi quando non ci sentiamo condizionati da altro. Ma nessuna parte può essere non condizionata da un'altra parte, solo la causa sui lo è. Perché? Perché causa di sé e agisce incondizionatamente. Ma questo cosa vuol dire? Che agisce necessariamente. Vuol dire che cosa? Vuol dire che c'è una perfetta identità in Spinoza tra necessità e libertà. E se ragioniamo, non possiamo che dare ragione a Spinoza, perché appunto la nostra idea di libertà significa incondizionatezza. Ma se io agisco incondizionatamente, cioè agisco soltanto per la mia natura, vuol dire che agisco necessariamente per la mia natura, cioè la coincidenza di libertà e necessità, che è un perno del pensiero spinoziano, che si proietta su tutta la sua opera, ma parte da qui. La libertà della sostanza equivale alla sua necessità. La libertà della sostanza è il suo agire incondizionato, il che vuol dire che è
un agire necessitato dalla sua stessa natura. Che la sua stessa natura non è che, per dirla sempre con Spinoza, actuositas. Necessariamente la sua natura fa. È puro atto, actuositas. Si determina agendo secondo necessità, e cioè in perfetta libertà, incondizionatamente. Questa causa sui che agisce incondizionatamente è la causa, attenzione, immanente di ogni ente e di ogni disposizione dell'ente. Non è una causa transiens, dice Spinoza, cioè non è una causa che agisce nelle cose attraversandole in qualche modo. È causa sì delle cose, ma non causa nel senso che crei le cose come fuori di sé. La nostra esperienza è di causa, no? Io sono causa di qualcosa, la produco fuori di me. Causa transiens. No. In quanto sono, faccio, agisco. Cioè causa immanens, non transiens. Non la causa come le cause umane, come quando un ente parte e causa di un altro ente che è appunto una causa che lo produce fuori di sé. Produco questo libro, produco questo oggetto. No, non è così che produce, non è così che è agente la causa sui. La causa sui, in quanto è, agisce. In quanto è questo mondo, è questa disposizione delle cose. È questo mondo, è questa realtà. Quindi questa realtà, essendo ciò che deve essere, essendo ciò che deve essere, essendo manifestazione immediata della causa sui, Dio natura essere, è perfectio, è perfezione. Non potrebbe essere diversamente da come è. Non ha alcun senso, come opinano gli uomini, no? Che opinano che questa realtà potrebbe essere diversa da quella che è, eccetera, eccetera. No, non ha alcun senso. Questa realtà è causata, ma causata immanentemente, dalla causa sui, dalla prima sostanza, dalla sostanza, di cui pensiero ed estensione sono infiniti attributi. E questa idea è un'idea sconvolgente, no? È chiara che questa idea, condotta filosoficamente e geometricamente fino ai termini in cui la conduce Spinoza, rompe drammaticamente con tutta la tradizione teologica, ma anche filosofica, giudaico-cristiana. È la fine, tra virgolette, del Dio creatore, del Dio che produce da sé un mondo che è fuori di lui, no? E che quindi, essendo fuori di lui, è in qualche modo... ha a che fare con un Dio che è causa transiens e quindi può essere perfetto o imperfetto. No, il mondo, essendo la realtà mondana, essendo in Dio, perfecta actuositas, è perfectio. La realtà è perfectio, dice Spinoza letteralmente. Sono sinonimi, realtà e perfezione, sono sinonimi. Lo dice così drasticamente e così consapevolmente di colpire al cuore questa tradizione teologico-filosofica, che aggiunge: delirano quelli che pensano che Dio abbia come fine il bene. Che senso ha porre a Dio un fine? Se Dio avesse un fine, non sarebbe perfetto. Quindi, che senso ha dire che Dio vuole il bene? Non ha alcun senso. La sua actuositas nega ogni teleologia. È la critica radicale di ogni idea che la realtà, Dio, la realtà, qualsiasi ente, abbia o possa avere un fine fuori di sé da perseguire. Se la sostanza a causa sui avesse un fine, non sarebbe perfetta. Sarebbe perfetto quel fine che diventa un fine poi irraggiungibile. Questa è un'idea che ritorna in tanti altri pensatori successivi, ma che a guardar bene ha la sua vera fonte in una grande tradizione, virgolette, maledetta, anche del nostro pensiero umanistico rinascimentale. La critica all'idea teleologica, ad ogni idea teleologica, ad ogni teleologismo applicato alla realtà,
è la nostra soggettività, è la nostra individualità che ci fa trasferire nella realtà, nella perfezione della realtà, queste idee finalistiche. Siccome noi, appunto, anelliamo dei fini, perché ci sentiamo imperfetti, parti imperfette, siccome noi abbiamo appunto, elaboriamo costantemente queste idee di finalità, le trasferiamo alla realtà tutta universale, le trasferiamo alla sostanza causa sui, le trasferiamo nella nostra immagine di Dio, antropomorfismo. Ogni idea teleologica è contaminata di questi vizi antropomorfici che vengono respinti drasticamente da Spinoza. Ma questa critica ad ogni idea teleologica applicata alla natura, essere Dio, è propria di grandi tradizioni del pensiero umanistico rinascimentale, anche e soprattutto italiano. Basti pensare a Machiavelli, prima di Machiavelli all'Alberti, basti pensare a certe pagine di Lorenzo Valla e poi al nostro grandissimo Giordano Bruno.